si è concluso con 3 vittorie su 4 match disputati, il lungo weekend di allenamenti congiunti della Negrini Acqui Terme, 4 test in campo nell'arco di 24 ore al termine di una settimana molto intensa, sono sicuramente molto stancanti, ma hanno dato modo a coach Michele Totti e al suo staff di testare la condizione fisica dei giocatori. Prima i termali sono stati di scena a Brugherio, poi hanno affrontato il secondo memory a Danilo Gallo a Novi Ligure, dove la pallavolo bollente, unica squadra di Serie A 3, si è confrontata con 3 formazioni di Serie B, il Parella Torino, il pallavolo Valli di Lanzo e la pallavolo Novi. In attesa di esordire davanti al pubblico amico e poi a Valenza, la squadra che affronterà il secondo campionato di Serie A 3 della sua storia è stata presentata ufficialmente a Ricaldone, alla presenza del sindaco di Acqui Terme Danilo Rapetti, della presidente della società Raffaella Caria, del direttore sportivo Stefano Negrini, degli sponsor, di rappresentanti della FIPAV, delle istituzioni dei comuni di Acqui Terme, Valenza e Ricaldone. Sul palco sono sfilati i protagonisti della prossima stagione. Ti hanno fatto capitano, l'esperienza lo richiede, e ora trovarsi ad Acqui, cosa ti ha spinto a raggiungere e accettare questo invito? Ma come ho detto prima, ringrazio i miei compagni perché è stata una scelta, una loro scelta questa di farmi capitano. Io sono contento, l'ho già fatto anche in altre squadre. E come ho detto cercherò insomma di ripagare la loro fiducia e poi sono molto contento di essere qua ad Acqui, mi ha spinto a venire qua al progetto, credo che quella sia la cosa fondamentale, perché c'è ambizione di stare al vertice ed è quello di cui ho voglia anch'io, insomma ho 36 anni ma ho ancora voglia di dimostrare e di fare il massimo di quello che posso fare. Poi insomma conosco anche Michele, che a lui gli devo qualcosa perché mi ha dato la possibilità dopo anni di infortunio al ginocchio, mi ha dato fiducia e mi ha fatto insomma rinascere, quindi qualcosa dovevo anche a lui. Ecco, la difficoltà di questo campionato, che è corto, impone anche di entrare subito in forma e di trovare subito il ritmo giusto, soprattutto di conoscenza. Sì, quello sicuramente, come detto, è un campionato molto, molto corto, quindi ogni sconfitta pesa e quindi bisogna iniziare subito al massimo delle nostre capacità. Noi adesso stiamo lavorando molto duramente per trovare i meccanismi necessari, ma credo che ci siano ottime cose, cioè si vedono ottime cose. Doppia vittoria per la bollente in Coppa Piemonte. Nel concentramento del 21 settembre a Monbarone, gli acquesi hanno battuto Asta Voli e Rebavoli. Ultimo turno della fase a gironi sabato e vedrà l'Acqui opposto a Biella e Chieri.